Buonasera amiche ed amici, prima di cominciare vi invito a seguirmi su Instagram al link che vi lascio giù nell'info box. Vi avevo detto nel video precedente che ci saremmo rivisti in un altro video, magari con qualche chilo in meno. E no, perché il video l'ho fatto ieri e oggi ne giro un altro, quindi non è che nel giro di un giorno ho perso chili. Comunque, oggi è stata una giornata super intensa e quindi mi voglio fare un aperitivo con voi assaggiando delle cosine. Eccoci qua. Un aperitivo e con la birretta. So che non è assolutamente giusto per perdere peso, ma la dieta vera e propria non mi piace. A me piace mangiare poco, mangiare meno se proprio devo stare a dieta, ma una dieta vera e propria mangiando solo cose sane non ce la faccio. Quindi mi sto appunto impegnando, non proprio seriamente, però oggi veramente ho mangiato pochissimo. Allora, a colazione solo 3 biscotti secchi e a pranzo solo un piatto di pasta bevendo acqua e poi come spuntino un frutto. Quindi è pochissimo per me mangiare così, 3 biscotti secchi, un frutto e un piatto di pasta da 80 grammi, ok? Condito con parmigiano e olio, quindi veramente mi sto impegnando, però anche adesso non è che mi andrò a mangiare tutto quanto, mangerò due, ecco, quindi un aperitivo proprio semplice. Stasera mi mangerò un'insalatona, quindi se voi contate tutto il giorno non è tantissimo e tenete conto che ho fatto 45 minuti di bicicletta perché mi sono spostata, ho fatto dei movimenti al lavoro, ho fatto tipo quanti passi, vediamo al lavoro e anche stamattina che sono andata, vediamo un po'. Sono arrivata a 8.000 passi, quindi comunque più lo stress quotidiano, veramente direi che mi sto comportando bene. Poi comunque appunto la dieta l'ho cominciata oggi praticamente, quindi più avanti nei prossimi video sicuramente ci vedremo con qualche chilo in meno, sicuramente, anche perché ho la fortuna che quando mi metto a dieta dimagrisco velocemente, quindi già nel giro di una settimana, 10 giorni, dovrei riuscire a perdere 1,5 kg, anche 2. Comunque partiamo con una bella bionda a doppio malto, perché oggi stamattina ho fatto delle pulizie, perché ieri ho fatto di là, stamattina ho fatto di qua. Poi sono andata a fare la spesa, sono andata al lavoro e adesso mi è venuta in mente che devo stirare e devo farlo entro stasera, altrimenti non sono tranquilla. Io odio lasciare le cose a metà, quindi per motivarmi ci vuole una bella birretta a doppio malto. Queste sono quelle che si aprono anche senza cavatappi, le potete girare. Le trovo all'Inns, sono molto convenienti e anche buone. Non prendo il bicchiere da birra, mi prendo questo normale perché non ho voglia. E poi mi devo anche un po' sbrigare proprio perché devo cominciare il prima possibile, prima di cena devo aver finito di stirare e ho tempo all'incirca un'ora e mezza. Non ho fatto cin cin, vabbè, quindi ho poco tempo, non ho tantissimo da stirare, ma devo. Con cosa partiamo? Con le Veggie Good. Queste qua sono delle patatine alla carota, per 100 grammi hanno 433 calorie e 12 grammi di grassi, qua dice non fritti, fonte di proteine, fonte di fibre, senza glutine, lievito, conservanti e coloranti, quindi queste qua sono comunque sane. Sono fatte appunto con lenticchie rosse, farina di riso e carote. Andiamo ad assaggiare. L'odore non è nauseante, è un leggero odore di patatina, ecco. Sono fatte così. Sono anche belle. Andiamo ad assaggiare. Buone, hanno un sapore molto leggero e non si sentono, non ci sono spezie particolari per fortuna, infatti qua c'è barbabietola in polvere, sale, farina di carote, tutte cose che hanno poco sapore, come piace a me non piacciono quelle robe che hanno troppe spezie dentro.
molto friabili. San Carlo, hai avuto proprio una bella idea. Complimenti. A queste do un 10. 10. Non aspettatevi qualcosa di troppo goloso, ma per quello che sono i miei gusti mi piace. Poi voglio assaggiare queste chips di pane, sale e pepe della Morato, cotte al forno, anche queste per fortuna non fritte. Per 100 grammi hanno 445 calorie e come grassi siamo a 15 grammi, quindi hanno un po' più di grassi rispetto alle altre. Questi hanno un odore un po' più forte di pane, sono fatti così, sembrano dei crostini. Sono tonde, nella foto sembrano un po' più allungate, in realtà sono tondi. Molto buoni anche questi, si sente poco il sapore del pepe, non disturba. Adesso arriva dopo, infatti sta arrivando adesso sto sapore di pepe, ma non disturba assolutamente, non pizzica, è un pepe normale. Molto buoni. Friabili. Proprio questo sapore di pepe che si sente alla fine, è molto molto buono. Ottimo. Questa birra, non lo so, la prendo sempre all'Inns, ma me la ricordavo più frizzante. Questa è un po' svampita. Scade nel 2024, boh, me la ricordavo più frizzante. E poi andiamo a provare, sempre a proposito di pepe, perché io adoro pepe, peperoncino, ecco, non mi piacciono le spezie. Tipo l'aglio, cipolla, rosmarino, origano, quelle robe là non vado matta, però per il pepe e peperoncino sì. Queste voglio provare le patatine salati preziosi, limone e pepe. Qua dice gusto pepe nero e limoni di Sicilia. Purtroppo qui c'è anche la cipolla in polvere, che potevano evitare di metterla, però vabbè, andiamo ad assaggiare. Si sente tantissimo come le aprite l'odore di limone, tanto tanto, quindi dovrebbero sapere tanto di limone. Sanno appunto tanto di limone e poco di pepe. La cipolla in polvere si sente, ma per fortuna non troppo, però mi disturba un pochino. Cipolla, comunque dai, gli do un 7, 6 e mezzo perché c'è la cipolla. Questi invece non so che voto gli avevo dato, comunque gli do un 8. Sì. Comunque i migliori secondo me sono questi. San Carlo hai fatto proprio una bella cosa. Me ne mangio un altro e poi basta, anche perché poi comunque devo stirare e smaltirò. Bene, l'aperitivo è fatto. Mi finisco
questa bella birretta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!